Oh, Barella e Gabriele Manciopi sono le due promesse della Prorecco Judo e Manciopi proprio ha ottenuto un bel risultato. Sì, ho fatto seconda alla gara di Lignano Sabbiadore, una gara del Grand Prix che è un circuito riservato alla categoria cadetti, una gara a livello nazionale e internazionale. Sono riuscito a battere anche un ragazzo dell'Azerbaigian e poi ho perso in finale da un ragazzo serbo. Così. Il judo è una passione di famiglia, tuo papà allenatore e tua sorella anche lei praticante con buoni risultati. Sì, ho iniziato a far judo a 4 anni, non avevo altra scelta perché mio padre, mia mamma, mio zio e mia sorella hanno fatto tutti i judo e anche io mi sono accodato a loro. Filippo invece quando è iniziato? È iniziata a 5 anni, devo dire grazie ai miei genitori, perché quando ero all'asilo hanno scoperto che c'era la palestra di judo, mi ci hanno portato e mi è subito piaciuto e da lì ho continuato. E a proposito dell'ambiente Prorecco Judo, che cosa ci puoi dire? Che è un ambiente sereno dove si impara la realtà. C'è tutti amici, penso, e è un ambiente anche agonista perché ci portano a gare, trasferte e con buoni risultati. Dopo il buon risultato al torneo internazionale, quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Ora c'è una gara al Colombo, spero di far bene, spero di mettermi in buona luce con gli elettori della nazionale. Purtroppo non ho fatto molto bene agli italiani, però spero di ottenere un buon risultato appunto al Colombo a Genova il 25 aprile.